Ho troppa paura per diventare chi sono. Vorrei fare un percorso che mi portasse a capire finalmente lo scopo della mia esistenza, ma non ho il coraggio. Questo benedetto coraggio che ci manca e che ci blocca lungo la strada della scoperta di noi stessi. Il coraggio non è il vero problema. Il problema è la memoria. Mi spiego. Cos'è il coraggio se non una reazione nel momento in cui ci sentiamo costretti, esasperati? Il coraggio non è altro che un modo di difendersi da qualcosa di estremamente pericoloso, da qualcosa di scomodo, da qualcosa che non accettiamo a livello di valori o a livello di sopravvivenza fisiologica. Quindi il coraggio in realtà è lì che ci aspetta ed è lì che si può attivare in ogni momento, ma deve essere in qualche modo stimolato. Deve essere attivata quella cosa che succede prima del coraggio e che ci porta nel punto di esasperazione, nel punto di non ritorno. Allora, se non riesci a frequentare il disagio e la crisi, se hai difficoltà a percorrere la strada di autoconoscenza, di autorealizzazione, se sei una di quelle persone che vorrebbe finalmente trovare il suo posto nel mondo e che non riesce perché a un certo punto si blocca, non è per mancanza di coraggio, ma è per mancanza di memoria. O meglio, non hai abbastanza memoria di che cosa significa vivere nella condizione in cui vivi. Non ti soffermi abbastanza a congelare, a registrare, ad archiviare e a richiamare lì dove ti potrebbe servire ogni momento in cui ti sei sentito o ti sei sentita frustrato, frustrata, in cui hai provato uno sgomento, un vuoto, una mancanza di scopo, di senso, una depressione. Ti manca la memoria, hai vissuto chissà quante fasi in cui stavi davvero male, hai vissuto spesso condizioni di abbattimento, di angoscia, di tristezza, eppure te ne sei dimenticato. Probabilmente quindi il problema è quello di non avere la testa concentrata nel ricordare in maniera conseguenziale tutte le fasi in cui sei stato o sei stata male. Che cosa voglio dire? Che se noi fossimo costantemente sincronizzati sul malessere della mancanza di realizzazione, se ci ricordassimo continuamente tutto il dolore che ci sta provocando dalla nascita ad oggi il non essere quello che siamo nati per essere, il non essere diventati ciò che volevamo, il non aver fatto ciò che sentivamo come la missione della nostra vita, se rimanessimo focalizzati, concentrati su questo, beh, sarebbe molto più facile avere il coraggio, reagire e quindi mettersi in maniera determinata sul percorso di autorealizzazione. Invece noi abbiamo una memoria flebile, frammentaria, e quindi alterniamo fasi di dolore a fasi di apparente risoluzione o di distrazione. E questa distrazione, questa risoluzione apparente, è il nostro nemico numero uno. Che cosa sto dicendo? Che dobbiamo continuamente pensare al dolore? In qualche modo sì, potremmo fare un elenco, per esempio, e quindi in momenti particolari della nostra giornata andare a ripescare una traccia, un diario. Facciamo un diario del nostro disagio, facciamo un diario del nostro vuoto. Descriviamo quegli stati fisici, emotivi, spirituali e poi rileggiamoli in sequenza. Rimettiamoci per un istante in quella condizione di buco, di malessere, di privazione. Lì, in quel momento, quando ci sentiremo sconnessi dal senso collettivo dell'esistenza, ripartirà il coraggio, verrà nutrito il nostro coraggio. Proviamo a fare questo esercizio, quindi, un taccuino, un diario, dove segnare da oggi tutti i momenti in cui percepiamo il vuoto, percepiamo il malessere di chi non è lì dove deve essere, di chi non ha trovato il proprio destino. E magari, se ci viene facile, recuperiamo anche qualche esperienza che abbiamo fatto in passato e raccontiamola, scriviamola. Il nostro diario della mancanza, il nostro taccuino del malessere, ci aiuterà a nutrire il coraggio
e finalmente ad arrivare a destinazione. Buona vita, buon tutto, buon destino da Rosario.